Cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo delle festività natalizie perché sarà il Duomo di Bolzano ad ospitare per il decennale la trasmissione televisiva Weihnachten in Europa. Il Duomo di Bolzano, con le sue particolarità architettoniche, farà da cornice alla decima edizione della trasmissione televisiva Weihnachten in Europa, Natale in Europa, seguita ogni anno da oltre 2 milioni di telespettatori. Infatti la chiesa, emblema della città capoluogo altoatesina, è stata scelta per ospitare il concerto di canti e musiche natalizie, appuntamento che sarà ripreso dalle telecamere e irradiato da Bayerischen Fernsehen e da Rheinland-Pfalz. A presentare i dettagli dell'iniziativa è il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnoli, affiancato dall'assessore Klaus Ladinser, dal presidente dell'azienda di soggiorno Dado Duzzi, con il direttore Roberto Seppi, insieme ai responsabili della Bayerischen Fernsehen e dal coordinatore della Rheinland-Pfalz, Markus Perfanger. Il concerto, presentato da Günther Emmerlich, darà spazio alle tradizioni natalizie con musica, poesia e racconti. Il Duomo, da precisare che i lavori di risanamento del tetto per la data delle registrazioni saranno ultimati, sarà abbellito con luci, candele e decorazioni floreali. L'Alto Adige sarà rappresentato dal Kleine Chor Bozen, dal Herbert Pixner Trio, dal quartetto di voci femminili provenienti dalla Val Gardena de Cater e dal quintetto a fiati della Burger Kapelle Gries. Sarà presente all'evento anche Milva, molto seguita ed apprezzata dal pubblico tedesco, oltre che da quello italiano. Per l'occasione canterà l'Ave Maria, oltre ai leader di Bertolt Brecht. Ma poi ci saranno rappresentanti provenienti dalla Germania come il baritono Olaf Baer e dall'Austria Eva Lind, solo per citarne alcuni. Le riprese televisive di Weihnachten in Europa si svolgeranno in 2 giorni, venerdì 20 novembre alle 19 è prevista la registrazione delle prove, mentre sabato 21 novembre verrà registrata la trasmissione televisiva che poi sarà trasmessa durante le festività natalizie. Il Duomo di Bolzano per l'occasione potrà contenere 500 persone e gli ingressi saranno ad invito. Ma per chi fosse interessato a partecipare al suggestivo evento, potrà rivolgersi all'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano.